Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, il nostro Signore. Oggi è il mercoledì 4 di agosto del 2021. Io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Noi oggi vogliamo continuare la lettura della parola di Dio. Leggeremo due capitoli, il capitolo 9 e il capitolo 10 della parola del Signore. Quando Salomone ebbe finito di costruire la casa del Signore, il palazzo del re e tutto quello che ebbe desiderio di fare, il Signore gli apparve per la seconda volta come gli era apparso a Gabaon. E gli disse, «Io ho esaudito la tua preghiera e la supplica che hai fatta davanti a me. Ho santificato questa casa che tu hai costruita per mettervi il mio nome per sempre». I miei occhi e il mio cuore saranno lì per sempre. Quanto a te, se tu cammini in mia presenza come camminò Davide tuo padre, con integrità di cuore, con rettitudine, facendo tutto quello che ti ho comandato, e se osservi le mie leggi e i miei precetti, io stabilirò il tuo trono e il trono del tuo regno in Israele per sempre. Come promisi a Davide tuo padre dicendo, non ti mancherà mai qualcuno che si sieda sul trono di Israele. Ma se voi o i vostri figli vi allontanate da me, se non osservate i miei comandamenti e le leggi che io vi ho posti davanti e andate invece a servire altri dei e a prostrarvi davanti a loro, io esterminerò Israele dal paese che gli ho dato. Rigetterò dalla mia presenza, dalla casa che ho consacrata al mio nome. Israele sarà la favola e lo zimbello di tutti i popoli. Per quanto concerne questa casa, una volta così eccelsa, chiunque le passerà vicino rimarrà stupefatto e metterà a fischiare e si dirà «Perché il Signore ha trattato così questo paese e questa casa?» Si risponderà perché hanno abbandonato il Signore loro Dio, il quale fece uscire il loro padre dal paese d'Egitto. Si sono attaccati ad altri dei, si sono prostrati davanti a loro e li hanno serviti. Ecco perché il Signore ha fatto venire su tutti questi mali su di loro. Passati i 20 anni nei quali Salomone costruì le due case, la casa del Signore e il palazzo del re, il re Salomone diede a Chiram 20 città nel paese di Galilea. Infatti Chiram, re di Tiro, aveva fornito a Salomone legname di cedro e di cipresso e oro a volontà. Chiram uscì da Tiro per vedere le città dategli da Salomone, ma non gli piacquero e disse, «Che città sono queste che tu mi hai date, fratello mio?» E le chiamò Terra di Kabul, nome che è rimasto loro fino a oggi. Chiram aveva mandato al re 120 talenti d'oro. Ora, ecco che quel che concerne gli operai reclutati e comandati dal re Salomone per costruire la casa del Signore e il proprio palazzo Millo e le mura di Gerusalemme, Azor, Megiddo e Gezer. Il faraone, re d'Egitto, era salito a impadronirsi di Gezer. L'aveva data alle fiamme e aveva ucciso i cananei che abitavano la città. Poi l'aveva data per dote a sua figlia, moglie di Salomone. E Salomone ricostruì Gezer, Bet Oron inferiore, Baalat e Tadmor, nella città deserta del paese, tutte le città che gli servivano da magazzino, le città per i suoi carri, le città per i suoi cavalieri, insomma, tutto quello che gli piacque di costruire a Gerusalemme, nel Libano e in tutto il paese del suo dominio. Tutta la popolazione che era rimasta degli Amorei, degli Ititi, dei Ferisei, degli Ivei e dei Jebusei che non facevano parte dei figli di Israele, vale a dire i loro discendenti che erano rimasti dopo di loro nel paese che gli israeliti non avevano potuto votare allo sterminio, Salomone li impiegò per lavori da servi e tali sono rimasti fino a oggi. Ma i figli di Israele Salomone non li impiegò come schiavi. Essi furono la sua gente di guerra e i suoi ministri, i suoi principi, i suoi capitani, i comandanti dei suoi carri e dei suoi cavalieri.
I capi dei prefetti preposti ai lavori di Salomone erano 550 e avevano l'incarico di sorvegliare la gente che eseguiva i lavori. Appena la figlia del faraone salì dalla città di Davide, dalla casa che Salomone le aveva fatto costruire, questi si mise a costruire Millo. Tre volte l'anno Salomone offriva olocausti e sacrifici di riconoscenza sull'altare che egli aveva costruito al Signore. E offriva profumi su quello che era posto davanti al Signore. Egli aveva completato la casa. Il re Salomone costruì anche una flotta a Ezion Geber, presso Elat, sulla costa del Mar Rosso, nel paese di Edom. Kiram imbarcò su questa flotta con la gente di Salomone, la sua gente, marinai che conoscevano il mare. Essi andarono a Ofir e vi presero dell'oro, 420 talenti, e portarono al re Salomone. Primo Re, capitolo 10, parola del Signore. La regina di Seba udì la fama che circondava Salomone a motivo del nome del Signore, e venne a metterlo alla prova con degli enigmi. Le giunse a Gerusalemme con un numerosissimo seguito, con camelli carichi di aromi, d'oro in gran quantità e di pietre preziose. Andò da Salomone e gli disse tutto quello che aveva nel suo cuore. Salomone rispose a tutte le domande della regina e non ci fu nulla che fosse oscuro per il re e che non gli sapesse spiegare. La regina di Seba vide tutta la sua saggezza, la saggezza di Salomone e la casa che egli aveva costruita, i cibi della sua mensa, gli alloggi dei suoi servitori, l'organizzazione dei suoi ufficiali e le loro uniformi, i suoi copieri, gli olocausti che offriva nella casa del Signore. Rimase senza fiato. E disse al re: quello che avevo sentito dire nel mio paese della tua situazione e della tua saggezza era dunque vero. Ma non ci ho creduto finché non sono venuta io stessa e non ho visto con i miei occhi. Ebbene, non me n'era stata riferita neppure la metà. La tua saggezza, la tua prosperità sorpassano la fama che me ne era giunta. Beata la tua gente, beati questi tuoi servitori che stanno sempre davanti a te e ascoltano la tua saggezza. Sia benedetto il Signore, il tuo Dio, il quale ti ha gradito mettendoti sul trono di Israele. Il Signore ti ha fatto re per amministrare il diritto e la giustizia, perché egli nutre per Israele un amore eterno. Poi lei diede al re 120 talenti d'oro, una grandissima quantità di aromi, delle pietre preziose. Non furono mai più portati tanti aromi quante se ne diede la regina di Seba al re Salomone. La flotta di Kiram, che portava oro da Ofir, portava anche da Ofir del legno di sandalo in grandissima quantità e delle pietre preziose. E di questo legno di sandalo il re fece delle ringhiere per la casa del Signore, per il palazzo reale, delle arpe e delle cetre per i cantori. Di questo legno di sandalo non ne fu più portato e non se ne è più visto fino ad oggi. Tutto quello che la regina di Seba desiderò e chiese, il re Salomone glielo diede, oltre a quello che egli le donò con la sua munificenza sovrana. Poi lei si rimise in cammino e con i suoi servitori tornò al suo paese. Il peso dell'oro che giungeva ogni anno a Salomone era di 666 talenti, oltre a quello che egli percepiva dai mercanti, dal traffico, dai negozianti, da tutti i re d'Arabia e dai governatori del paese. Il re Salomone fece fare 200 grandi scudi d'oro battuto, per ognuno dei quali impiegò 600 sicli d'oro, e 300 scudi d'oro battuto più piccoli, per ognuno dei quali impiegò 3 mine d'oro, e il re li mise nella casa detta Foresta del Libano. Il re fece pure un gran trono d'avorio che rivestì d'oro finissimo. Questo trono aveva 6 gradini, la sommità del trono era rotonda dalla parte di dietro, il seggio aveva 2 bracci, uno di qua e uno di là,
Presso i due bracci stavano due leoni, e i 12 leoni e 12 leoni erano su 6 gradini da una parte e dall'altra. Niente di simile era ancora stato fatto in nessun altro regno. Tutte le coppe del re Salomone erano d'oro e tutto il vasellame della casa della foresta del Libano era d'oro puro. Nulla era d'argento. Dell'argento non si faceva alcun conto al tempo di Salomone. Infatti il re aveva in mare una flotta di Tarsis insieme con la flotta di Chiram, e la flotta di Tarsis una volta ogni 3 anni veniva a portare oro, argento, avorio, scimmie e pavoni. Così il re fu il più grande di tutti i re della terra per ricchezze e per saggezza. E tutto il mondo cercava di vedere Salomone per udire la saggezza che Dio gli aveva messa in cuore. Ognuno gli portava il suo dono, vasi d'argento, vasi d'oro, vesti, armi, aromi, cavalli e muli, e questo avveniva ogni anno. Salomone radunò i carri cavalieri ed ebbe 1400 carri e 12.000 cavalieri, che distribuì nelle città dove teneva i suoi carri e Gerusalemme presso di sé. Durante il suo regno l'argento a Gerusalemme diventò comune come le pietre, e i cedri tanto abbondanti quanto i sicomori della pianura. I cavalli che Salomone aveva gli venivano portati dall'Egitto, le carovane di mercanti del re li andavano a prendere a branchi per un prezzo convenuto. Un equipaggio uscito dall'Egitto e giunto a destinazione veniva a costare 600 sicle d'argento, un cavallo 150. Allo stesso modo, per mezzo di quei mercanti, se ne facevano venire per tutti i re degli Ittiti e per i re della Siria. Parola del Signore. Io ti aspetto domani, quando giovedì, noi continueremo la lettura della parola di Dio. Però nel frattempo io ti do un fortissimo abbraccio, un santo bacio nel Signore, che la grazia del Signore stia con te, nel nome di Cristo Gesù.